La corsa dei Lego. Il 26 ottobre 1676, Isaac Newton scriveva una lettera al suo grande concorrente Leibniz. Vuole evocare la sua più grande scoperta, ma allo stesso tempo vuol tenerla segreta. Allora gli invia un rebus. 6A, 2C, D, AE, 13E, 2F, 7I, 3L, 9N, 4O, 4Q, 2R, 4S, 8T, 12V, X. Leibniz non decifrò mai questo messaggio, ma gli storici della scienza sono riusciti a decriptare la frase latina che si nascondeva nell'anagramma. Data un'equazione che mette in gioco delle variabili, trovare le sue derivate e viceversa. Si tratta del calcolo differenziale ed integrale, una sfera di cristallo incredibilmente efficace per predire l'avvenire. Permette di calcolare il futuro movimento di un sistema conoscendo il suo stato attuale e le forze che gli sono applicate. Diciamo che si risolve un'equazione differenziale o che si trovano le sue soluzioni. Osserviamo tutto questo nel mondo dei Lego. Dopotutto, il mondo matematico è un po' un gioco, dove tutto è più semplice rispetto alla vita reale. Un mondo a volte infantile. Le orme dei piedi indicano il cammino seguito dagli atleti, le loro traiettorie. Supponiamo che i nostri omini facciano dei passi con cadenza regolare, ma che tali passi siano a volte grandi e a volte più piccoli. Quando il Lego va veloce, due orme consecutive sono distanziate. Quando va lento, esse sono ravvicinate. La freccia, che unisce due passi consecutivi, indica la velocità. È in qualche modo la differenza delle posizioni a due istanti consecutivi, da cui la parola calcolo differenziale. I Lego corrono i 100 metri. Chi vincerà? "9:58. Complimenti!" A dire il vero, un movimento è costituito raramente da passi scanditi a scatti. Per esempio, potete vedere delle automobili scorrere. Le macchine scorrono, non camminano. Che senso ha assegnare loro delle velocità? Un'idea consiste nel dire che dopotutto questo filmato è costituito da 25 immagini al secondo, cosicché è lecito pensare che la moto compia 25 passi ad ogni secondo. E possiamo dunque parlare della sua velocità, così come parliamo della velocità del Lego. Newton considera ogni movimento continuo come una specie di limite di movimenti a scatti, ma in cui i passi diventano talmente piccoli che non li si distingue più, come al cinema. Calcolare la velocità di uno spostamento è quel che si chiama calcolare una derivata. È lo scopo del calcolo differenziale. Ecco dei movimenti. Queste frecce che indicano la velocità, i matematici le chiamano vettori. Ora immaginiamo il problema inverso.
potete vedere delle frecce disegnate un po' ovunque sul pavimento. Lo chiamiamo un campo vettoriale. Immaginate un campo di grano, ma al posto di una spiga avete un vettore. Il compito dei Lego è spostarsi con la velocità indicata dal campo vettoriale. Facile, mi direte. Guardano sotto ai loro piedini e vedono un vettore che indica loro la propria velocità. Allora partono verso tale direzione con questa velocità. Un piccolissimo istante dopo sono arrivati in un nuovo punto con una nuova velocità. Allora partono in una nuova direzione e ricominciano. Camminare non è difficile, basta mettere un piede dopo l'altro e ricominciare. In realtà bisognerebbe spiegare cosa significhi un piccolissimo istante dopo. E la risposta di Newton sarebbe un istante infinitamente breve. L'abbiamo potuto vedere, un movimento continuo non è lo stesso che una sequenza di passi. È un limite quando i passi diventano sempre più piccoli. Invece di saltellare come un Lego, prendete dunque una macchina che procede con continuità. Si può allora descrivere quel che si dice una traiettoria, una curva ovunque tangente al campo vettoriale. Avete un campo vettoriale nel piano e due punti, che pensiamo essere le posizioni iniziali delle due moto. Il teorema di Cauchy-Lipschitz racchiude il concetto di determinismo. Esso afferma che le posizioni iniziali determinano le traiettorie future. Partendo da un punto, vi è una sola traiettoria che ha come posizione iniziale il punto dato. Ogni punto ha il suo destino e per ognuno è diverso. Il Lego di fronte al suo destino può soltanto seguire la sua traiettoria e di conseguenza due traiettorie non possono mai incrociarsi. Determinare la traiettoria della conoscenza del suo campo vettoriale è il compito del calcolo integrale, che va così nel senso opposto al calcolo differenziale. Ed ecco un gruppo di Lego, tutti in fila come dei soldatini pronti a partire. Eccoli in marcia. Vedete che il bell'ordine iniziale si è infratto. Diciamo a volte che si determina il flusso di un campo. Un po' come se tutti questi omini fluissero in un fiume, seguendo il corso della corrente. Pensate al flusso dell'umanità, questi 7 miliardi di Lego che scorrono sulla Terra. Oppure pensate al flusso di miliardi di miliardi di miliardi di molecole dell'atmosfera terrestre. Ecco un semplicissimo esempio, quasi ingenuo, che ci mostrerà la debolezza del determinismo. Guardate questo campo vettoriale. I Lego avanzano e, come potete vedere, quelli che si trovano a sinistra della linea centrale biforcano a sinistra e così quelli che si trovano a destra biforcano a destra. In un senso, il determinismo è valido. Ogni omino segue il suo destino sopra il quale non ha alcun potere. Ma d'altra parte, due Lego vicinissimi hanno dei destini diversissimi. Una piccola minuzia può cambiare completamente il futuro.
Nel suo libro Matter and Motion, apparso nel 1876, il fisico Maxwell insiste sulla sensibilità alle condizioni iniziali dei fenomeni fisici. Ecco quello che scrive. C'è una massima secondo la quale le stesse cause producono sempre gli stessi effetti. Ma c'è un'altra massima che non si deve confondere con la prima, che due cause simili producono degli effetti simili. Questo è vero solamente quando delle piccole variazioni sulle circostanze iniziali producono soltanto delle piccole variazioni sullo stato finale del sistema. Questo è vero in molti fenomeni fisici, ma ce ne sono altri per i quali una piccola variazione iniziale può produrre un grandissimo cambiamento sullo stato finale. Come per esempio una piccola differenza di velocità per una macchina può provocare un incidente. Questa dipendenza del futuro alle condizioni iniziali è soltanto uno degli aspetti del caos, ma ci sono delle situazioni molto più complesse. Immaginate per esempio un campo vettoriale, che non è più segnato sul pavimento, ma nello spazio. Per esempio, questo qui che potete vedere su dei piani che indietreggiano progressivamente. Ora i nostri Lego non camminano più, ma volano nelle loro navicelle spaziali, e ad ogni istante le loro velocità sono date dal loro campo vettoriale. Guardate che succede ai nostri poveri Lego. Molto più caotico! Immaginate un Lego che vorrebbe essere un indovino. Impossibile con delle simili montagne russe. Le sue predizioni non sarebbero che delle bugie. Dove starà tra un'ora? Niente potrà mai predirlo. Se è difficile predire l'avvenire di un Lego, immaginate allora l'avvenire di un essere umano.